Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio proporvi due utility per assetto corsa competizione. Allora, il primo è un tool semplicissimo per calcolare quanta benzina vi serve per fare un'endurance, una gara completa. Invece di farla al volo mentre si sta pronti per partire, eccetera, a volte si dimentica di calcolare effettivamente la benzina, e quindi di conseguenza ho trovato un tool che trovate su Race Department, tranquillamente si chiama Fuel Calculator. Lo avviate, molto molto semplice, selezionate il circuito e mettete quanto dura la gara, che so, un'ora, più o meno quanto ci mettete a fare un giro. Io metto, che so, a Misano 1,45, giusto per dire. Quanti litri consumate, che vedete nell'HUD del vostro assetto corsa competizione, quanto mediamente consumate, scusatemi, benzina per giro. Mettiamo, che ne so, 2,90 litri, e che tipo di auto, e vi dice quanta benzina vi serve, totale 98,60 litri, e lo stint massimo con una Vantage GT3 sarà di 45,52 giri. Questo è un piccolo tool, così uno se lo può preparare prima, dice più o meno consumo così, questo è il tracciato, quanto dura, eccetera, eccetera. Quindi, primo tool interessante proprio per assetto corsa competizione. Magari lo sapevate già, ma c'è gente che non lo sa, quindi mi andava di segnalarlo. Un altro più importante, secondo me, è quello per la creazione dei server dedicati. Si chiama ACC Dedicated Server GUI, la versione V125. La scaricate e andate a installarla sotto la cartella server, e quindi lo avviate e guardate che cosa hanno creato. Hanno creato un menu in cui praticamente, piuttosto che andare sotto a un file di testo come si doveva fare in configurazione, eccetera, eccetera, eventi dove bisogna mettere il circuito a mano, piogge, eccetera, eccetera. Con questa utility, che è fatta molto molto bene, possiamo cambiare il nome del server, mettere la password per accedere, la password di amministrazione, la password spectator mode per chi fa i commenti live e quindi vuole streamare. Qui bisogna entrare il path, il percorso appunto dell'entry list, cioè il percorso dove appunto ci sarà l'entry list delle auto che bisognerà selezionare, quanti slot, il TR richiesto, l'SA richiesto, il safety rating, l'RC richiesto, massime connessioni, le porte di connessione, che tipo di aiuti. Se una gara locked, se volete la formazione dei giri corta, oppure se volete far fare giro, insomma, tutto quello che serve per la configurazione nei minimi dettagli viene fatto da questo tool, che è bellissimo e non potevo non segnalarlo. Voglio dire, è qualcosa che vi evita di fare tutto a mano, e a volte ci sono le impostazioni e non si sa dove andare a reperirle o dove bisogna andare per diciamo configurare bene questo nostro server. Ovviamente c'è anche il meteo, insomma, c'è tutto quello che serve, anche se c'è la finestra dei box, dell'apertura dei box, quando volete far iniziare le pratiche, le qualifiche e la gara. E in più si può fare l'entry list e anche l'additional BOP, cioè praticamente ballast più restrictor, cioè nel senso che io se sto facendo un campionato e metto che al primo devo mettere della zavorra 20 kg, 30 kg, fare la restrizione dei giri in motore, posso farlo anche da qui direttamente dal server, piuttosto che fare dentro il server, mettermi in amministratore, prendere macchina per macchina e mettere il ballast e il restrictor. Insomma, ragazzi, è da studiare. C'è un forum dedicato, comunque trovate tutto su Race Department. Mi
andava assolutamente di segnalarlo, perché io e i ragazzi di Sim Drivers giriamo sempre, diciamo, sui server, e quando ci sono dei tool di questa genialità non si può non condividerlo con voi. Spero che questa mia piccola segnalazione vi sia di aiuto, vi sia gradita. Io, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito. Vi invito a lasciare un pollice in su se vi è piaciuto il video, un pollice in giù se non vi è piaciuto. Lasciate un commento se avete magari altre segnalazioni da condividere con tutti noi. Iscrivetevi al canale come al solito. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto. Ciao.